Ciao ragazzi, ragazzi, eccoci finalmente arrivati con una nuovissima puntata di Tubissima, la rubrica di gossip sfigiolo youtubiano che voi tanto amate. Anche questa settimana ci sono tantissimi scoop e io per questo ringrazio di cuore gli youtuber italiani per tutto questo trash. Avevo richiesto un'estate piena di pettegolezzi per poter spettegolare insieme e le mie preghiere sono state ascoltate. Quindi grazie veramente di cuore. Iniziamo subito con Greta Menchi. Lo so, nello scorso Tubissima, di cui ovviamente vi lascio tutte le puntate qua nel pallino di informazioni, vi avevo detto, garantito, che non avrei più parlato di Greta e Fedez perché secondo il mio parere loro due sono amici e quindi non c'è più niente da dire, cioè è inutile che continuiamo con i Tubissima, si sono fidanzati, no, sono amici, oh, ma hanno fatto uno Snapchat insieme. Non ne avrei più parlato, però evidentemente Greta ha visto il nostro Tubissima e ha detto no, io non ci sto, voglio essere la protagonista indiscussa di questa rubrica importantissima, pilastro di YouTube Italia, e quindi ha fatto scatenare un putiferio. Iniziamo subito dall'inizio. Qualche giorno fa Belen Rodriguez ha pubblicato sui suoi social una foto che fa vedere lei che prende il sole al mare di schiena col culo di fuori, scrivendo nella didascalia "vorrei ma non posso". Ovviamente la reazione di Fedez da uomo eccitato c'è stata. E lui gli ha risposto un'altra parte della canzone sua e di J-Ax, che poi sullo schermo piatto non vedi quant'è rotondo. Ovviamente, subito dopo, Greta Menchi sul suo Facebook scrive questo stato, ve lo leggo: attenta a stare sotto al sole che la plastica si scioglie. Ora, frecciatina o no? A qualcuno è riferito questo post. Lei non ha mai dichiarato che è stato un post per andare a colpire Belen. Però tutti sono andati lì perché prima Belen fa questa foto, Fedez gli risponde, subito dopo Greta appare con questo post. Ovviamente il pensiero va lì. Lo hai dedicato a lei. Lei non lo ha mai detto, però le polemiche sono iniziate proprio da qui. E Greta, la gelosa, ma allora sono fidanzati, ma come fai la gelosa con Belen, che ovviamente non ha niente con Fedez, quando poi con Tiger Lily fai la finta tonta. Insomma, che cazzo fai, che cazzo non fai? Questa notizia è stata riportata anche da varie testate giornalistiche e moltissimi, se non tutti, siti di gossip in internet, più o meno importanti. Ovviamente tutto questo clamore ha fatto sì che Greta cancellasse il suo post su Facebook e ne ha pubblicato un altro con scritto: i giornali non sanno più che dire su di me, ha ha ha, fatevi meno film. Quindi, allora, ricapitoliamo. Non so più parlare, ragazzi, saranno le mie nuove labbra. Ora saprà di giro che ho le labbra di fatto. Ricapitoliamo, Belen pubblica la foto di culo con una citazione della canzone di Fedez. Fedez gli risponde con il continuo della citazione della sua canzone. Greta scrive attenta che la plastica si scioglie al sole, riferendosi al fatto che probabilmente Belen si sia rifatta il culo. Cancella subito questo post dopo le varie polemiche. Tutti i fan di Belen o gli haters di Greta contro Greta a scrivergli: oh, ma che cazzo fai, cazzo fai, cazzo fai. Cancella post, scrive: i giornali non sanno più che dire su di me, facendo trasparire il fatto che quel post non fosse per Belen. Però insomma io non ci sto capendo più nulla. Fatto sta, in tutto questo vince Leonardo De Carli, perché Leonardo De Carli su Twitter, almeno io l'ho vista su Twitter, poi se l'ha pubblicata anche altrove non lo so, ha pubblicato una foto sua stile Belen Rodriguez con le mutande a mo' di perizoma, con scritto: basta gossip e ancora un'altra estate arriverà, hashtag Greta Menchi, hashtag Belen Rodriguez. Ma la particolarità di questa foto è il sacchettino che dovrebbero essere le palle
a regola, dovrebbero mimare le palle che gli scivolano giù, gli arrivano giù fino al pavimento, per dire: che palle tutta sta storia, ci avete stracciato i coglioni. Un applauso a Leonardo De Carli, adoro. Ma io adoro soprattutto il fantasmino bianco, grigio, sporco, non so, che ha ai piedi. Quindi io ti amo, Leonardo, lo sai. Amo anche Greta, perché grazie a te sto passando un'estate piena di gossip, piena di tubissime. Quindi tutti i miei iscritti sono molto felici. Grazie mille. Fateci sapere, non lo so, Greta, fai un video in cui finalmente spieghi tutto, sia la tua storia con Fedez, sia quello che è successo adesso con Belen. Magari tiraci fuori un fidanzato che hai nascosto, così, per fare audience, così. Vedi che video, 5 milioni di visualizzazioni, e così finisce tutta questa storia. Insomma, dopo aver parlato di questa telenovelas dell'estate 2016, adesso cambiamo ragazza. Sto parlando adesso di Kappalicious 91, Cristina, la mia amica, che ovviamente ho anche incontrato a Firenze. Ci ho fatto un vlog in cui tutti vi siete rimasti scandalizzati. Ma come fai a essere il fidanzato di Cristina se sei frocio? Ragazzi, ma non sapete proprio stare allo scherzo. Ovviamente ve lo lascio anche quello qua nel link di informazioni. Perché sto parlando di Kappalicious? Perché si è fidanzata una settimana fa. Si è fidanzata con Peppe Diego, un ragazzo, un biondino, che fa video su YouTube anche lui, ma è più popolare su Instagram, da quanto ho capito, da quanto ho visto. Insomma, dopo questa notizia, che avevo già visto un po', perché io seguo Kappalicious anche su Instagram, avevo visto tantissime foto in cui era con questo ragazzo e si baciavano, stati amorosi, ho fatto: oddio, è scoppiato l'amore, com'è possibile, cos'è successo, ne voglio sapere di più. Sul canale di Cristina, appunto, è apparso un boyfriend tag. Boyfriend tag in cui presenta questo Peppe, si parlano, fanno un boyfriend tag normale, però ci sono state ovviamente mille critiche, mille polemiche, perché ovviamente, ragazzi, qui se non c'è polemica non sono contenti nessuno. Allora, mille commenti dicendo: questo è il boyfriend tag più noioso che io abbia mai visto. Mille commenti dicendo: ma che ragazzo superficiale è questo, ma che video superficiale avete fatto. Mille commenti in cui hanno detto: ma scusate, ma che si fa un boyfriend tag dopo una settimana? Cioè, non lo so. Allora, ragazzi, ognuno nel suo canale, nel proprio canale, fa quello che gli pare. Anche io sono dell'idea che magari dopo una settimana di fidanzamento è un po' presto fare un boyfriend tag, secondo me. Però, cioè, noi non stiamo vivendo in prima persona quello che provano loro. Magari sono stati travolti da questo sentimento, che è una cosa, non lo so, così grande, che hanno voluto farlo sapere anche a tutti i propri iscritti. Dove sta di male se magari anche avessero voluto fare questo boyfriend tag per le visualizzazioni, o per intrattenere il pubblico, o per far vedere che comunque hanno iniziato questa conoscenza e quindi c'è stata la presentazione ufficiale? Ora, non è che la gente che fa il boyfriend tag deve essere per forza fidanzata. Guardate tutta la gente su YouTube che ha fatto il boyfriend tag e che dopo una settimana si è lasciata. Anche io l'ho fatto, lo feci tempo fa, mille anni fa lo feci, quando mi frequentavo con una persona. Non lo volevo mai fare questo boyfriend tag. Dopo 5 mesi ho fatto: vabbè, dai, facciamolo. Settimana dopo mi sono mollato. Vabbè, però sono cosciente del fatto che il boyfriend tag porta tanti soldi su YouTube, quindi ben venga per chi è fidanzato che lo faccia. Cioè, così si fa girare un po' l'economia. Fatto sta, io sono molto contento per Cristina, mi piacete molto, e è normale, dopo una settimana ancora non è che sono sposati, si devono ancora conoscere bene, si devono ancora amalgamare bene, però sono sicuro, o almeno spero, cioè mi auguro per Cristina, perché la conosco, è una ragazza fantastica, che questa storia vada avanti e che le porti tanta felicità. Detto questo, ultimissimo scoop per The Show. In realtà non è uno scoop, perché è una notizia che è già uscita, però non ne avevo mai parlato e quindi
ho trovato l'occasione giusta adesso. I The Show approdano in TV, in televisione, precisamente su Rai 2, precisamente a Pechino Express. Bravissimi The Show, saranno la coppia dei socialisti, perché appunto social hanno tipo 1.000.000.000 di iscritti su YouTube. Io ce li vedo molto loro due. Secondo me potrebbero arrivare anche in finale tra i finalisti, potrebbero anche vincere, perché li vedo dei ragazzi abbastanza svegli, intelligenti, forzuti, maschioni, insomma, a parte tutto quello, cioè secondo me sanno come poter arrivare in finale, hanno tutte le carte in regola per arrivare in finale a Pechino Express. Io ovviamente lo vedrò perché li ho visti tutti, Pechino Express, e adesso questa edizione che ci sarà anche Tina Cipollari, non posso perdermela. E buon per voi che starete con Tina, cioè adoro, bravissimi, l'apoteosi del trash questo Pechino Express sarà. E quindi niente, in bocca al lupo anche a voi The Show. Tornate vittoriosi su YouTube Italia. E niente, questi sono gli scoop per questa settimana. Fatemi sapere ovviamente voi qua sotto tramite commento cosa ne pensate di tutte queste storie trash, di questa estate piena zeppa di scoop. E mettetevi piace al video, iscrivetevi ai miei canali perché adesso ne ho due. Ve li lascio qua nell'info box. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!